preso una storta al ginocchio e vado con calma. Buongiorno. Caro professor Persegani. Buona settimana, Anto. Allora, oggi con il nostro cast c'è in aggiunta Fabio Potenzano, Sergio Barzetti. Eccoci qui. Buongiorno. Allora, tutti noi invece ci siamo. E come sempre ai posti di combattimento. Allora, abbiamo letto che il Santo Padre nell'enciclica, parlando dell'intelligenza artificiale, ha detto ci sono delle cose, per fortuna, che non si potranno mai, che probabilmente l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare, e ha fatto l'esempio dei panzerotti pugliesi che si chiudono con la forchetta. Brava. Ok, dice questa chiusura con la forchetta probabilmente è una cosa che meno male sarà sempre per l'uomo. Allora ne abbiamo pensato, il Papa parla dei panzerotti pugliesi e noi li facciamo. Ma subito, poi se subito c'è da friggere, io sono solo che contento. C'è da friggere, quindi è dedicato, poi i pugliesi sono stati particolarmente felici. Ma di certo. Questo, perché insomma mi sembra insomma molto... Anche perché a me piacciono da matti questi, quando vado in Puglia li mangio. Cosa serve come ingrediente? Allora, la ricetta che mi ha dato la Cleonice è questa. Perché la Cleonice è pugliese? È una mia amica, sì, di Barletta. Esatto, quindi, Cleonice della Cleonice. Della di Cleonice, quindi metà di farina di semola e metà farina 00, poi un pochino di zucchero, l'acqua, il lievito, il classico dadino di lievito e il sale. Per il ripieno la mozzarella pugliese, che se non ce l'hanno buona loro, il formaggio grattugiato, il pomodoro, l'origano e il pepe. Belli pieni, Sì, Non sì, facciamo i farmacisti. Ma per carità, ma per carità. Allora, mettiamo impasto le due farine insieme. Okay. Quindi la semola e la 00. Le mescoliamo un attimo. Oggi mi sono un po' marinizzato nel forno, così perché sembro anch'io Fulvio. Fulvio. Allora, sta facendo Alfio? Sta mettendo già a posto. Alfio, sai che ha nasato che c'è da mangiare, è un problema. Beh, qua c'è sempre da mangiare. Esatto. Allora, il lievito, come facevano una volta, lo sciogliamo nell'acqua e ci mettiamo anche un po' di zucchero. Perché? Appena gli diamo una svegliata. Ah, cioè lo zucchero sveglia il lievito? Diciamo di sì, che gli dà una svegliata perché è... Oh, c'è sempre da imparare qua. L'alimento... Acqua fredda, mi raccomando. Acqua fredda. Non abbiamo ancora messo il sale. No, perché? Perché è lontano dal lievito. Brava, il sale. Quindi, quello l'ho imparato dopo tanti anni in cucina. Cominciamo a impastare. Questo impasto è abbastanza veloce, ha una lievitazione abbastanza veloce, quindi se vi viene voglia il pomeriggio verso le 3, alla sera ce li avete, insomma, esatto. Non dobbiamo aspettare. Sì, perché qua quando la voglia di panzerotti arriva, arriva. Bisogna, assolutamente. Quindi farina normale, farina di semola. Impastiamo per bene con acqua. Più farina zero, che farina di semola? Metà. Stesso peso. Poi abbiamo messo l'acqua fredda con il lievito e un po' di zucchero. Appena un po' di zucchero. Adesso andiamo a mettere il sale e l'acqua che ci rimane. Perfetto. Sale lontano dal lievito, questo l'abbiamo capito. Esatto, ecco qua. E poi tutta l'acqua. Perfetto, grazie. E andiamo a fare un bel impasto. Quell'impasto qua dobbiamo lasciarlo poi riposare, visto che ha anche poi la semola. Abbiamo visto molte volte Fulvio che ci ha detto no, deve fare l'idrolisi e quindi... L'idrolisi. L'autolisi. Non l'idrolisi. Autolisi. Allora, questa qua la lasciamo stare un attimino e poi andiamo a farla lievitare, quindi vedi che è già bella morbida, bella morbida. Non stupitevi, deve essere morbida. No, così, poi tanto dopo tornerà ad essere, sì, non è un problema. Noi naturalmente ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già pronta e ce l'abbiamo già anche lievitata. Quanto deve lievitare nel frigorifero? Non nel frigorifero, a temperatura ambiente. Pronti via, quanto tempo? Un paio di orette diventa così, guarda. Ma che bella. E la lasciamo stare qua un attimo. Prepariamoci il ripieno. Yes. Allora, ripieno. Ti ruba tutto, ti porta via tutto, cosa devi fare? Quello che metto lì, e deve stare lì! Non è che te prendi e porti via. Ha preso la sgridata dal verde. Allora. Poi ride, lui ti ride. Ma sì, ma scherzo, niente. Ci mancherebbe. Ma lo so. Allora, i pelati. Io preferisco i pelati e li abbiamo lasciati sgocciolare in un colino per un'oretta. Giusto. Una bella presa di origano, poi ci mettiamo un po' di pepe che gli dà sempre quel po' di schnaus. Guarda che non ho ancora toccato niente. Poi col coltello, praticamente un coltellino da cucina e una forchetta, facciamo quel lavoro qua. Cioè trac trac trac. Così. Guarda te, con l'origano e il sale. Origano, pepe e i pelati che abbiamo. E perché l'hai schiacciato solo con la forchetta? Perché poi viene fuori troppa acqua.
quindi anche se li ho lasciati, invece così ci rimangono i pezzettoni rustici. Ma guarda che barbatrucco che abbiamo imparato quest'oggi. Per avere i pezzettoni rustici senza acqua, non schiacciati, pelati con la forchetta. Guarda, pronti così. Con il coltello e la forchetta. Coltello, proprio forchetta così, incroci. E via. E via. E abbiamo già ottenuto quello che noi volevamo. Poi qua, in questo ripieno, visto veloce, certo. In questo ripieno ci mettiamo anche il formaggio grattugiato. Un bel po', come vedete. Sì, perché deve essere abbastanza asciutto, non deve essere acquoso. Perché esatto, il formaggio grattugiato in questo caso, oltre a dar sapore, assorbe il pomodoro, giusto? Brava, è proprio per quel motivo lì. Lo mescolo? Mescola pure, sì. E intanto io prendo anche qua la mozzarella che abbiamo lasciato scolare. Anche quella deve essere bella asciutta. Sì, non deve fare, meno acqua c'è nel ripieno, perché poi l'acqua è un po' nemica di quando si fa friggere, certo. Perché poi se scoppiano dentro nell'olio e c'è l'acqua, bisogna scappare via dalla cucina, invece no. E qua, state abbondanti, mi raccomando. Esatto, l'abbondanza non ha mai fatto carestia. Vero? Dice Alessandra Spini. Come dice qua, infatti. Che adesso poi viene a trovarci, eh. Allora. Te ne metto ancora un pezzo, Anto? Ma metti tutto, sì. Tanto ce n'è, quindi. Un pezzettino, così viene bello. Ecco qua. Vedete, perché il formaggio grattugiato serve da assorbente, importantissimo. Via. Esatto. E questa è a posto. Questa non deve riposare, deve riposare anche lei. No, si deve un attimo riconoscere. Riconoscere, via. Intanto che lievita, fa il ripieno e sei già a posto. Ecco, esatto. Quindi, intanto che lievita, fa il ripieno, questa si riconosce. È molto veloce come... Adesso facciamo i nostri panzerotti. Adesso. Vorrei anche assaggiarli, se fosse possibile. Ma io spererei proprio di sì. Non lo so, perché dopo quando si cuocono mi mandate via. E non è colpa nostra. No, ma io qualcosa ce l'ho anche già cotto. È la legge. La legge di quale legge? La nostra, che devi andare là. E noi dobbiamo mangiare, assaggiare. La nostra. Cosa sta facendo? Sta pulendo il corpo. Allora, prendiamo un tarocco. Vedi che l'impasto comunque rimane poi più consistente, no? Facciamo così, andiamo a fare delle palline. Più o meno di 100 grammi l'una, okay. Senza toccarle, cioè, quindi non andiamo a reimpastare niente. No, le tagliamo e basta. Le tagliamo e basta. Poi cosa facciamo? Cominciamo a tirarle, perché dobbiamo. E le tiriamo col mattarello. Col mattarello, proprio come una piadina. Esatto, no? Ecco, come per dare l'idea. Una piadina. Ecco. Quindi le prendiamo e cominciamo a tirarle così. In questo modo. Sottili ma non troppo, insomma, la misura giusta che adesso ti faccio vedere. Vedi, se Santo Padre fosse qui vicino potremmo anche portargliele, no? Ma magari gliele facciamo chiudere a lui con la forchetta. Secondo me è tanto sportivo che verrebbe a farle, guarda. Secondo me sì, assolutamente. È che siamo un po' lontani, capito? Se eravamo a Roma, magari veniva qui. Magari, perché no? Vabbè. Un elicotterato. Magari ci guarda. Magari sì. Allora, il cucchiaio non ce l'ho, vero lì? Aspetta che lo prendo. No, il cucchiaio non ce l'hai. Dobbiamo fare quell'operazione qua. Prendiamo. Ecco, allora aspetta un secondo. Intanto dopo, fai vedere solo il rotolino, dai. Facciamo vedere solo questo. Solo questo? No, sì, solo mettere dentro solo quanta ce ne va. Così, guarda. Così, ecco. Boh. Adesso, volete sapere come va a finire? Dovete 60 secondi. Gold, baby, non richiamerò. Allora, stiamo facendo i panzerotti pugliesi. È quelli di cui ha parlato appunto Santo Padre, che si chiudono con la forchetta. Infatti, quindi impasto. Guarda, ripieno. Cioè l'impasto, scusami, metà farina di semola, metà farina 00, l'acqua, il lievito, un pochino di zucchero e sale, punto. Ripieno con mozzarella, formaggio grattugiato e pelati. Pelati e pepe. E pepe. Chiudiamo, e anche un po' di origano. E un po' di origano. E la forchetta adesso. Chiudiamo, aspetta che prima lo sigilliamo bene. Vedete, dobbiamo sigillare bene così coi pugni. Esatto. Poi e poi ci diamo anche un po' una forma. Sì, questo perché insomma è giusto. E poi con i rebbi della forchetta, come diceva giustamente il Santo Padre, facciamo quel lavoro qua. Che l'intelligenza artificiale. Voglio vedere, sì, voglio vedere l'intelligenza artificiale con la forchetta. Ma anche a fare le tagliatelle l'intelligenza artificiale. Voilà. Esatto, voglio vederla, speriamo. Usare il mattarello io. Esatto. Quando sono così, puoi farli friggere subito, che sarebbe meglio. Oppure aspettare anche 5 minuti e farli friggere. Va bene, un belli pieni e noi li mettiamo belli questi. Ciccioni. I panzerotti vanno proprio belli ciccioni, no? Assolutamente sì, c'hanno il nome in testa. È panzerotto. Panzerotto. Pare che sia una cosa. Quanto devono cuocere? Fino a doratura, Antonella, guarda. L'Evelina non dice niente perché no, piace. Tanto panzerotto va sulla panza. Va sulla panza? Sì. Ecco, vedi, ci ha già ucciso. Ormai noi eravamo lì panzerotto, capito, così. Alfio,
Mi prendi quelli già pronti in forno, per piacere. Ecco, meno male, perché da te io volevo assaggiarli. Sì, perché chi li frigge di solito non li mangia mai. Ecco, invece possiamo friggerli prima, metterli nella bocca del forno. Esatto, e tenerli al caldo, sempre con la porta del forno leggermente aperta. Non teneteli due ore, insomma, però una mezz'oretta resistono più che volentieri. E il risultato è questo qua. Eccomi qua. Vieni, vieni, vieni. Eccolo qua. Tieni non bruciati. No, io li metto su così. Ecco, te aprine uno che vedi. Adesso ne apro uno. Guarda, ti lascio. Questo lo apro, eh. Ah! Guardate che meraviglia. Eccolo lì che fila bene. Buono, caldo, eh. Divide il companatico. Aspetta che li scogliamo anche questi. Guarda, sono già pronti, belli bollenti anche questi. Mettiamo qua, eh. Ma i panzerotti del tavolo 3 sono pronti. Panzerotto, non andare via. Dei matti proprio. Resta con Piero accanto a me. Mi sa che qualcosa mi dice che devo andare avanti, devo farli. Panzerotto. Ma scusate, chiedo lo studio, eh. Studio, volete i panzerotti? Mi spiace, devi finire tutto l'impasto. Va bene, Anto, lo finirò. Poi se riempi, chiedi